Mi salì un'adrenalina a uscire di notte con la bricolla da solo, che una cosa pazzesca. Il silenzio dei boschi, essere in grado di recepire un rumore, vedere, qua c'è una postazione della finanza, bisogna stare attenti, saltavi giù di lì. Nel dopoguerra si crea il fenomeno del contrabbando principalmente dalla Svizzera all'Italia per le sigarette, perché la legislazione svizzera non vieta assolutamente l'esportazione, anzi nel Ticino ci sono circa 500 persone svizzere addette allo stoccaggio delle bricolle per il trasporto e ci sono circa 2.000 contrabbandieri, spallone italiani che fanno il salto. Questi li adoperavano le donne, si chiamavano bastine. Le mettevano sotto un grembiule molto largo con dei tasconi, mettevano magari sigarette, zucchero, caffè, cacao, quant'altro. Poi mettevano un grande scialle sopra per nasconderle. Queste invece erano le bricolle delle sigarette e del caffè. Il caffè pesava 35 kg. Le sigarette sui 32-33 mila pacchetti. C'era questo legame di povertà tra chi contrabbandava e chi contrastava il contrabbando. Il rapporto tra guardie e ladri c'è ed è un rapporto per alcuni aspetti di rispetto perché entrambe le parti sanno che lo fanno per bisogno. Io ricordo un contrabbandiere che parlando disse: loro facevano i finanzieri così come noi facciamo i contrabbandieri. Noi facciamo i contrabbandieri perché avevamo bisogno. Loro erano ragazzi del sud, soprattutto, che venivano qua, li mettevano su queste montagne qua che non conoscevano, a correrci dietro, okay? Ma era per un bisogno. Mi chiamo Ercole Ricci, sono un ex luogotenente della Guardia di Finanza. Sono arrivato qua nel 1974, ho comandato il nucleo mobile che si occupava proprio dell'anticontrabbando. L'ultimo fermo che è stato fatto per il caffè l'ho fatto io nel 1982. Era un trattore, c'erano 18 sacchi di caffè di 52 kg l'uno. Erano meglio quelli del sud, capivano più i nostri bisogni, noi capivamo i loro, che quelli del nord. C'è un sentiero che si chiama il Sentiero del Gatto. L'ho fatto due volte, mi chiedevo e mi chiedo come facevano i contrabbandieri a passare su quel sentiero. Era così. Mi sono immedesimato, ho detto, ma portare un sacco di 37 kg, 35 kg di caffè e passare qua, se poco poco toccano con la schiena vanno giù. C'era un murrone di 40-50 metri, 60 metri. Il fenomeno che più conosciamo, che è quello del contrabbando di sigarette, era percepito dalla popolazione come una cosa normale, accettabile, come un lavoro, perché soprattutto negli anni 50 e 60 c'era gente che faceva quello di lavoro. Tutti i ragazzi di Baruffini facevano questo lavoro qua. Dovevi farlo per forza perché chi non era una sorta di inserzione, chi non lo faceva era visto forse anche un po' male. La maggior parte della gente fumava e chi portava le sigarette non faceva niente di male, anzi c'era il pieno sostegno della popolazione nei confronti dei contrabbandieri. Non c'erano le radiotrasmittenti, non c'erano telefonini. Allora si segnalava, era chiuso il paese con un lenzuolo bianco lì, non si poteva entrare in paese perché c'era una guardia di finanza. La memoria del contrabbando è una memoria, direi, positiva e romantica. Così come ai tempi non era percepita come un crimine, ancora oggi nessuno si vergogna di avere il nonno contrabbandiere, anzi adesso forse è quasi punto d'orgoglio perché è entrato un po' nella tradizione del territorio. È stato fatto il sentiero del contrabbando con la Guardia di Finanza. Facciamo questo in memoria. Proprio per quello, proprio per ricordare quelle cose là, pensare che dei ragazzi di 20 anni che venivano dal sud, che non sapevano che cos'era la neve. Prende proprio il cuore, dice, ma tu guarda com'è, che vita abbiamo fatto noi per 75.000 lire al mese.